E adesso vi parliamo di Christian Gallella che, come vi abbiamo già raccontato, oltre ad essersi definitivamente lasciato con Tara Gabrieletto si è recentemente fidanzato con la giornalista sportiva Sofia Orange e ha rilasciato questa intervista significativa dove mette nero su bianco molte cose. Christian Gallella in cosa è cambiato dalla sua partecipazione a Uomini e Donne? In tutto, caratterialmente ho smussato angoli del mio carattere che non mi piacevano, ero molto giovane. Oggi sono più riflessivo e maturo di un tempo. Poi Christian Gallella parla del rapporto che ha con i suoi genitori e se l'ha recuperato e infatti racconta che per fortuna sì, era una cosa che mi faceva stare male. Sofia, l'attuale fidanzata, mi ha fatto capire l'importanza della famiglia e gliene sarà sempre grato. Viene chiesto infine a Christian Gallella che cosa cambierebbe del suo passato e in molti hanno letto questa risposta come un possibile riferimento alla ex moglie Tara Gabrieletto. Se potessi tornare indietro cambierei tante cose, col senno di poi sicuramente avrei fatto scelte molto diverse rispetto a quelle che ho fatto. Ma la domanda da più importante è che rapporto ci sia ancora fra Maria De Filippi e Christian Gallella. Per me Maria è stata una seconda mamma. Avevamo un rapporto stupendo che purtroppo si è compromesso per un errore non mio, che ho pagato però io in prima persona, nonostante fossi completamente all'oscuro di quanto accaduto. Sempre Christian Gallella racconta che ha comunque provato a ricontattare Maria De Filippi telefonando in redazione e chiedendo di Maria De Filippi. Purtroppo non ha ricevuto nessuna risposta al momento. Ma insomma è palese che sia un rapporto che vuole recuperare. Ragionamento che si evinceva chiaramente da quello che ha scritto. È ovvio che anche se Christian Gallella non l'ha scritto si riferiva a quanto successo quando Luca Speracchi era tronista di Uomini e Donne e la situazione con Giulia Carnevale nel quale lui fu trascinato dentro senza però avere nessuna colpa. Lui non sapeva veramente nulla.